trasportiamo in campagna, in particolare in Costiera Sorrentina, per raggiungere il secondo ospite di oggi, il pizzaiolo Antonino De Turris. Buongiorno Antonino. Buongiorno a voi tutti, buongiorno. Benvenuto su Radio DGS. Allora, stavamo parlando un po' di pizza questa mattina e abbiamo parlato con Franco Matellicani del campionato mondiale di pizza piccante e del settore un pochino che ha sofferto in questo periodo di lockdown, soprattutto in campagna immagino. Sì, soprattutto noi ancora adesso stiamo soffrendo abbastanza perché non è più come una volta. Tutti hanno sentito la mancanza della pizza, soprattutto per la tradizione, perché almeno una volta a settimana spesso e volentieri si mangia. Ma nel frattempo tu ti sei continuato ad aggiornare sulle novità e sui nuovi gusti che ci sono? Sì, sicuramente. Noi siamo in continuo aggiornamento con gli impasti alternativi e tutto, perché oramai la pizza è tutta una rinnovazione giorno per giorno, in base alla richiesta e cosa. E ovviamente cercando di dare sempre la qualità, prodotto, l'intracciabilità e tutto quant'altro. E tu come hai vissuto questo periodo di quarantena? Hai sofferto perché non potevi fare la pizza in al tuo ristorante? Nel mio ristorante no, ma ogni tanto mi esibivo a casa per mie nipoti, per i miei figli. Infatti, in questo lockdown si sono messi tutti a impastare, secondo te perché troppa nostalgia abbiamo avuto? Sì, troppa nostalgia. Poi diciamoci la verità, c'è stato un ritorno pure del calore familiare che oramai da parecchio cominciava a mancare pure in famiglia, perché oramai la vita è troppo caotica, si corre su, si va avanti e indietro e magari non si riesce a stare con la pizza, invece riesce a fare tutto questo. Ascolta, io ho provato a fare quella in padella e mi hanno detto che era normale che venisse un pochino anemica. Mi confermi questa teoria o secondo te è stata una scusa per consolarmi che non era venuta benissimo? Ma diciamoci che non è la stessa cosa della pizza al forno, però se si fa lievitare bene almeno un 7-8 ore e con un impasto bello maturo, ovviamente sopra non è come la pizza che esce dal forno, ma si può avere una buona pizza, una discreta pizza. Ascolta, tu lavori nella patria della pizza, diciamo, ma se ti chiedessero di fare qualche gusto alternativo, tipo con la frutta, l'ananas, ti rifiuteresti oppure faresti buon viso a cattivo gioco? Io purtroppo gestisco un locale, quindi se mi viene chiesta la pizza la faccio, ma se la trovo a mangiare io no. Giustamente. Giustamente, perché io essendo un locale devo guardare pure il lato economico. Ma tu mi hai sbagliato, però non. Tu punti a suggerire anche a educare un po' il cliente certe volte? Ma sì, io ci provo, cioè noi ci proviamo con le varie proposte nostre, insomma, di fare in modo che quando mangiano la pizza trovano sempre qualcosa di nuovo. Infatti noi ogni settimana facciamo una pizza diversa che non abbiamo mai fatto, cioè che non fanno altre pizzerie, possibilmente perché il cliente che viene da noi sabato sera, la domenica, durante quella settimana troverà quella pizza che la prossima settimana non trova più. Adesso ti faccio una domanda che forse in Costiera Sorrentina è un po' inutile. Bordo sì, bordo no? Ma io sono per la pizza classe, un centimetro. Ok. E la tua preferita qual è? Come l'accompagneresti? Io come l'accompagnerei? In che senso? La tua pizza preferita qual è e con cosa l'accompagni come bibita? Io sinceramente preferisco la margherita oppure una bella marinara. Con un bel bicchiere di birra alla spina si sta benissimo. Adesso si porta pure il vino, perché adesso si porta bene il vino con la birra, che con abbinato con dei buoni vini veramente ottimo. Ed ora qualche consiglio per chi prova a fare la pizza a casa? Vabbè, qualche consiglio, io inizio il consiglio che do io di fare un impasto non troppo duro, di farlo stare a maturare, perché è importante la lievitazione della pizza, perché quando si fanno quelle bollicine che poi bruciano al forno, quello, diciamoci la verità, a livello di salute non è che fanno tanto bene cosa. Quindi una buona maturazione dell'impasto, una buona lievitazione fa sì che poi si può avere una buona pizza. Allora, ultima domanda, secondo te la pizza come patrimonio UNESCO sì o no e perché?
Sì, perché secondo me la pizza attualmente è il cibo che unisce tutti, cioè dall'ultima pietra del mondo a noi e viceversa al contrario, cioè la pizza oramai è mondiale, dove si va si trova ovviamente, magari non si trova la nostra pizza che siamo abituati, però la pizza unisce un po' tutto e secondo me è una cosa che va sostenuta e mantenuta. Anzi, io, se mi permettete, ne approfitto, do un consiglio a qualche pizzaiolo di non lasciare mai le tradizioni e di usare prodotti di prima qualità e cose che poi alla fine sono quelli che fanno la differenza. Fanno la differenza, sì.